Un'azienda che non trova pace e adesso al tavolo delle trattative per il 14, cosa presentate e cosa vi aspettate? Allora, noi al tavolo del 14 innanzitutto chiediamo che ci sia la presenza almeno del ministro Passera, se non di un sottosegretario, perché questa è una vertenza complicata, non è una vertenza di crisi ma bensì una strategia industriale. La seconda cosa è che noi vorremmo portare a discussione la proposta che abbiamo già divulgato ai lavoratori, che è una proposta che tende a salvare tutti quanti i posti di lavoro. Che cosa si prevede? Cosa vi aspettate come risposta? Ma questo purtroppo non siamo abituati a interpretare quello che potrebbe accadere in futuro. Sicuramente noi chiediamo all'azienda chiarezza rispetto al futuro dei lavoratori. Il taglio di una produzione smistata fuori frontiera vuol dire molto per un'azienda che ha una localizzazione nella Marsica? La Micron ha costruito un percorso complicato dal punto di vista della produzione, perché il processo che si fa in questo stabilimento è un processo parziale e quindi siamo legati in modo forte con quello che è il completamento del processo in America. Per questo c'è bisogno di capire che cosa vuole fare la Micron su questo territorio e quali potrebbero essere i nuovi partner che possono partecipare a questa avventura. Grazie.